Anche Fano ha dato il via ufficialmente con una cerimonia unica ai festeggiamenti natalizi. Una piazza 20 settembre presa d'assalto da bambini, famiglie e curiosi per l'ormai tradizionale accensione dell'albero di Natale realizzato dall'artista Paolo Del Signore e dall'architetto Stefano Seri. Uno spettacolo che ha rapito i tanti presenti, quello curato da Ultrasound Eventi, con giochi di luci, fuochi e neve a ritmo di musica. Dopo l'intrattenimento musicale del cantautore Luca Vagnini e del coro gospel opera pop, i fasci di luce provenienti dall'albero hanno dato vita a tutto il centro storico che si è acceso e ha catapultato i tanti fanesi intervenuti nella magia del Natale, grazie anche agli 800 metri di filo diffusione posizionati su tutto Corso Matteotti. Con l'accensione dell'albero e le luci del centro storico si entra nell'atmosfera delle festività, un momento importante, un momento emozionante di forte suggestioni e penso sia quello che la gente si aspetta e vuole. Tantissima gente oggi in piazza in tutta la città e quindi un bel modo per iniziare queste festività che sono un bel momento anche di vivere queste giornate, queste feste tra la gente insieme anche alle persone care. Tra le novità di quest'anno, Villa Natalina e il Regno del Natale, che ha trasformato la Rocca Malatestiana in un luogo incantato dove si potrà visitare lo studio e la camera di Babbo Natale, la fabbrica dei giocattoli e tantissimi altri magici luoghi che faranno sognare i più piccoli. Sicuramente un ottimo spettacolo che è stato un po' il coronamento anche di un lavoro fatto in questi 3 anni, no? 3 anni intensi dove la parola condivisione è stata al centro, perché abbiamo cercato di coinvolgere un po' competenze, coinvolgere i commercianti, coinvolgere un po' tutti per arrivare ad un risultato e rendere la città più bella in questo periodo natalizio. Direi che questa inaugurazione, questa accensione dell'albero, questo spettacolo era un po' il fulcro di tutto questo e volevo essere un attimo di rappresentazione importante. E quindi con questo direi noi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto e ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per rendere questo così bello. La giornata dell'inaugurazione è stata impreziosita anche dalla presenza di 13 blogger che hanno immortalato l'evento e lo hanno fatto diventare virale sul web grazie alle tantissime foto condivise sui vari profili dei social network.